Alleanza Popolare tiene ad esprimere in questa occasione la piena soddisfazione per il fatto che l'accordo di collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna viene alla ratifica di questo Consiglio Grande Generale. È un accordo a vasto raggio che apre importantissime possibilità e che costituisce un'opportunità che deve essere assolutamente colta nella sua applicazione, specialmente in quei settori in cui magari abbiamo avuto sempre più difficoltà a creare uno sviluppo e un'evoluzione di vari aspetti che riguardano la vita del nostro paese e che ha in molte parti anche aspetti ben più concreti, come a volte non succede per gli accordi di cooperazione e di collaborazione. Quindi io credo che sia stata un'iniziativa molto importante, molto significativa ed apprezzabile, partita nella precedente legislatura, durante la quale, diciamo, è stato compiuto, credo, il massimo del lavoro, che era partito inizialmente da due segreterie di Stato, oltre a quella degli esteri, mi riferisco al territorio e alla sanità in una prima fase, per poi ampliarsi a tutta un'altra serie di temi che sono di estrema importanza e significatività. Molte segreterie della precedente legislatura, interessate per competenza, hanno dunque collaborato a questo accordo, firmato dal segretario oggi agli interni, in quanto credo che abbia svolto una funzione anche, diciamo, propulsiva, rispetto ad altre segreterie per raggiungere questo risultato insieme alla segreteria degli esteri. Ha tardato, credo, la firma rispetto a quando eravamo pronti come San Marino e come anche stesura dei testi, per cause di parte italiana. Molto, per noi è molto più semplice, molto più veloce, no? Fare certi percorsi, e invece magari per le autorità italiane è spesso, diciamo, più lungo, più complesso probabilmente arrivare alla conclusione di questi percorsi così, diciamo, che coinvolgono anche autorità straniere. Io volevo segnalare, almeno per quanto riguarda la mia sensibilità personale, ma anche i problemi che il governo della legislatura precedente si è trovato a dover affrontare, alcuni temi in particolare. Mi riferisco a quello dei trasporti, problema che ovviamente particolarmente attinente il rapporto con l'Emilia-Romagna. Fra l'altro, mi sono dimenticata di dire una cosa importante, che se fino a poco tempo fa San Marino confinava quasi per metà con l'Emilia-Romagna e per un'altra parte importante con la Regione Marche, adesso per l'evoluzione che c'è stata a livello istituzionale, il trasferimento di province o meglio di comuni nell'Emilia-Romagna, nella provincia di Rimini, evidentemente i nostri confini sono in stragrande maggioranza, tranne che per una piccola parte, ormai sulla regione Emilia-Romagna. Quindi a maggior ragione si vede anche quanto è importante stringere accordi con i territori limitrofi per anche le evoluzioni che nei territori stessi possono avvenire, non soltanto nel nostro. In particolare, appunto, io segnalo le problematiche dei trasporti. Fra l'altro, un problema che è stato vissuto sempre, specialmente per il trasporto delle persone, con particolare difficoltà negli anni passati, ma che può sicuramente essere migliorato anche o risolto per alcuni aspetti anche a maggior ragione con questo accordo. Ricordo in particolare la questione delle certificazioni fitosanitarie, che quando è stato affrontato un problema che San Marino ha avuto, in particolare per una ditta rispetto alla legislazione italiana, anche questo, diciamo, tavolo di confronto è stato di aiuto. In particolare è interessante anche per me e per noi l'articolo 12, che parla apposta della viabilità, e chiaramente serviranno risorse. Qui chi ha detto quali sono le risorse che saranno necessarie, chiaramente dove sono le strutture, le infrastrutture. Si può anche invece trovare qualche soluzione che non richieda dispendio di risorse in termini di lavori, di opere, eccetera, quando
magari le situazioni lo consentono, e io penso anche alla strada di Fondovalle che necessita comunque di essere utilizzata. Ecco. Allora, volevo anche fare un piccolo appunto all'articolo 7 per la collaborazione in materia di protezione civile, perché anche questo è molto importante. Quando abbiamo stipulato l'accordo di cooperazione con l'Italia nel 2007, che ho avuto l'onore di firmare con scambio di note, all'epoca, ripeto, i territori delle due regioni erano parimenti abbastanza importanti o quasi tali. C'era un problema, ad esempio, per i vigili del fuoco di Rimini, per coprire le esigenze anche di San Marino, alla luce di un accordo che non chiariva quale delle due regioni avesse il compito di intervenire in caso di urgenza a San Marino, come l'accordo prevedeva. Ora vedo che è stato dettagliatamente sviluppato questo aspetto nei confronti della Regione Emilia-Romagna, benissimo, mi dispiace solo però che non venga citato l'accordo a livello nazionale, come invece è stato fatto in altri articoli, ad esempio nell'articolo 13 o nell'articolo 11, perché ci terrei che rimanesse l'importanza di un accordo a livello nazionale, anche perché le regioni in ogni caso hanno ovviamente delle competenze esclusive, ma i rapporti tra i governi sono sempre assolutamente, o ministeri e segreterie di Stato, sono sempre assolutamente importanti e hanno necessità di essere coerenti, di vedere una coerenza anche nelle applicazioni a livello territoriale, onde garantire, diciamo così, la nostra Repubblica e i suoi rapporti di natura istituzionale. Comunque adesso è estremamente importante che quanto scritto in questo accordo, con gli adempimenti anche specifici previsti per il comitato misto e le attività concrete che nei vari settori si possano fare, dicevo che l'attuazione di questo accordo avvenga con convinzione, mettendo le risorse umane, le professionalità che abbiamo a disposizione, per poter cogliere questo accordo di natura politica, ma anche in parte tecnica, per cogliere questa opportunità a tutto tondo, insomma, che non resti un buon risultato, un ottimo risultato di tipo politico e di rapporti bilaterali, ma diventi poi un pieno, diciamo, di fatti concreti nei vari settori che qui sono toccati. Grazie consigliere Ciavatta.